L'abbraccio avviene nel Palazzo Apostolico, a sole 2 settimane da un altro incontro ecumenico, quello a Gerusalemme con Bartolomeo, patriarca di Costantinopoli. Il momento di fraternità con Karekin II, patriarca supremo e cattolicos di tutti gli armeni, inizia con lo scambio di saluti e l'ansia di comunicare attraverso l'interprete. Non è la prima volta che i due si vedono, l'amicizia si è saldata con la partecipazione del patriarca armeno alla celebrazione d'inizio pontificato di Francesco e affonda le radici nella storica visita di Giovanni Paolo II in Armenia. Un'attenzione particolare per una delle comunità ecclesiali più sofferenti nella storia, la prima a diventare chiesa nazionale grazie alla predicazione di Bartolomeo e Taddeo nel 301, con oltre un decennio di anticipo sull'editto di Costantino. Un popolo, quello armeno, che ha versato il sangue per la sua fedeltà al Vangelo, protagonista di una delle pagine più drammatiche del secolo scorso, uno dei genocidi volutamente oscurato dalla storia, perpetrato dal governo dei giovani turchi ai danni di donne, uomini e bambini costretti a marciare verso la morte. Un vero e proprio sterminio che, come ha ricordato il Papa nel suo discorso, consegna ai figli della nazione armena un posto d'onore nel martirologio del XX secolo. Il mistero della croce, santità, così caro alla memoria del vostro popolo, rappresentato nelle splendide croce di pietra che adornano ogni angolo della vostra terra, è stato vissuto da innumerevoli vostri figli come diretta partecipazione al calice della passione. La loro testimonianza, tragica e alta insieme, non deve essere dimenticata. Un martirio che per il Papa ha contribuito alla causa dell'unità tra i cristiani, un potente richiamo a camminare lungo la strada della riconciliazione tra le chiese, che a Gerusalemme, il 25 maggio prossimo, vivrà un'altra tappa importante.